Che ore sono? È l'una. Io ho fame. Voi c'avete fame? La mamma mangiava. Amo. Salve nerdaccioni e benvenuti in Cucina con un Nerd. Oggi, regà, andiamo a fare un polpetto bello saporito, bello buono, dato che è estate, regà, qualcosa di relativamente fresco, perché lo faremo super grasso. Sì. Questo è il primo episodio, raga, di una rubrica che ci sta, perché nell'osteria dei nerd, sì, si parla di videogiochi, di anime, di tutte cose nerd, però, oh, se magna pure, no? E quindi dai, andiamo a magnava. Come vedete è bello sugoso, ho preso giusto tre bei tentacolozzi, il resto poi si riuserà per fare una bisque, per fare una zuppetta, magari anche una tartare. Accompagneremo con un purè, diciamo, possiamo chiamarlo un purè, di boniato, che sarebbe la patata americana. Faccio vedere qual è la patata americana detta boniato, ok? Tipo qua. Semplicemente è stato preso il boniato, quindi la patata americana, avvolta in carta d'alluminio, messa in forno a 180 gradi un'oretta. E così l'avete bella cremosa dentro, bella zuccherosa perché è molto dolce. La sfragnate, la fate bella tutta impappettata e ce l'avete pronta. Poi dopo molla andiamo a lavorare un pochino per renderla un po' più cremosetta. Giustamente vi ho detto che lo facciamo bello ciccione, bello grasso. Quindi faremo una maionese alla cannella. Però non è una maionese normale. Eh no, è che la famo normale. Famo una bella olandese. Quindi a base di burro. Quello lì è il mio Ne burro. parliamo dopo, Marge. Ora devo scrivere un appunto delizioso. Allora, ragazzi, per fare questa maionese, per fare questa olandese, andremo a usare più o meno 200 grammi di burro, quindi 100 grammi per ogni uovo. Per farla rapidamente, la andiamo a mettere al microonde per 1 minuto e mezzo. Gira, gira, gira. Intanto possiamo andare a mettere tutte le cose che ci servono, quindi le nostre belle uova, ok? Mini primer. Le vado a mettere con tutta la chiara perché la voglio un po' più leggera, ok? Una maionesina un po' più leggera, un po' più rapida, così via. Devo mettere un po' di cannella perché con il pesce, ho visto che la cannella ci sta benissimo, poi non so, a me piace molto. Quindi con questa cosa verse diventa anche più leggera, più o meno un cucchiaino. Bello pronto ed eccolo. Come direbbe Giorgione, guarda che bello. Ok, semplicemente andiamo a triturare un pochino, ci mettiamo anche un pochino di sale. Ci andiamo col succo d'oro. L'odore della cannella è fortissimo, ci piace, ci piace. Tutto quanto. E poi maionese sempre andare dall'alto verso il basso, fino in fondo e ritornare su. Dargli come una piccola pressione e così praticamente andiamo a fare una bella emulsione che diventa super cicciotta. Buono! Cacchio, quanto è buono! Ho fatto già la maionese con la cannella, ma l'olandese con la cannella non l'avevo mai fatta. E devo dire che è buonissima. Veramente buona, veramente buona. Ora, come già avevo detto, avevamo fatto il nostro smash boniato, praticamente è solo boniato, patata americana, schiacciata e messa qui dentro. Poi l'ho scaldato un pochino e tutto quanto. Ora ci andiamo a mettere un po' di olio di girasole e andiamo a frullare un pochino per renderla un po' più cremosa, un po' più come una crema catalana, come una crema inglese, quindi con quel sentore setoso in bocca. Un pochino l'ho levato perché poi con questo si potrebbero anche fare dei waffle vegani. Io non è che so per i vegani, per i vegetariani e così via. Però il waffle vegano, quindi al posto di mettere l'uovo, si può mettere questa base di patata americana e vengono buonissimi. È saltata la clip, però per farvi vedere, ecco la fine. Si mette giusto una tazzina di caffè, una tazzina di olio in una tazzina di caffè, e il risultato è super cremoso, come vedete. Non si può chiamare purè. Il purè è un'altra cosa. E ora andiamo a cucinare il polpetto, no? Se avete carta da forno, mettete un pochino d'olio, carta da forno, un altro pochino d'olio e poi lo cucinate il polpo, perché così resta super croccante e viene buonissimo. Io la carta da forno me la sono scordata e quindi si fa senza un filo d'olio. Quando si capisce che l'olio è pronto? Quando è liquido come l'acqua. Come vedete ora è ancora denso. Quando sarà della consistenza dell'acqua vuol dire che l'olio sta a temperatura e possiamo andare a cucinare, perché se no lessiamo invece che rosolare. Asciughiamo un po' il nostro polpetto, asciughiamo un po' così almeno verrà più croccantino. Sempre adagio.
che prenda la temperatura poco a poco. Lasciategli sempre tempo di cucinare alle cose, non abbiate ansia, non rigiratelo, lasciategli il tempo, tanto non si brucia, tranquilli. Poi in più con questo piatto ho preparato un crumble di taralli, amici pugliesi, in onore a voi, è una marmellatina che abbiamo unito pesche, albicocche e bacche di goji e anche cardamomo, che ci sta bene, gli dà quel tocco che a me piace molto. Ora andiamo a girare, eccolo, vedete, c'ha una bella doratura, non so se si vede in camera, però è dorato e non bruciato, e questo con la pazienza, con molta calma, fiamma sempre a cannone e dai, vai, va, andiamo a impiattare, regà, che vi piaccia, che sia bello. Due belle cucchiaiate, anche tre, andiamo per tutto il bordo tranquillamente, mettiamo il nostro polpo proprio così, ragazzi, sì, voglio metterlo proprio semplice, ok, senza troppa difficoltà, anche sfruttiamo l'altezza, la nostra marmellatina la mettiamo qui accanto, il nostro bel crumble mettiamo bello diretto sopra. Ma ragazzi, un po' di verde, il verde ci sta sempre, tagliamo le foglioline a metà che ci stanno bene, le mettiamo molto semplicemente così, fine, la nostra olandese. Andiamo a fare un cerchietto, qualche gocciolina qui e là, molto casuale, e eccoci qua. E mo regà, se magna! È arrivato il momento di magna, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, commentate e tutto quanto, poi se volete sapere qualche altra cosetta sopra questo piatto, sopra come cucinare il polpo, come fare le varie salse e così via, lasciatemi un bel commentino. E dai, dall'Osteria di Nerd è tutto, vado a magna, ciao!